Buongiorno ai nostri ascoltatori di Use Slow Web Radio, bentornati, io sono Elia, questa è una puntata molto speciale di Speciale Adeguamento Privacy, che come sapete è il podcast che dal 2017 parla di protezione dei dati personali, perché come l'anno scorso, diciamo, continua la nostra collaborazione insieme a GDPR Day. E quindi in attesa di GDPR Day che si terrà a FICO Bologna, abbiamo pensato di fare delle puntate molto speciali in video per conoscere meglio quali saranno i relatori. E naturalmente andare nel merito delle tematiche più importanti in questo momento che riguardano la protezione dei dati personali e la privacy, sempre cercando di portare a casa un po' di quella, rubando un po' di mestiere e andando a vedere nella cassetta degli attrezzi dei nostri colleghi avvocati e non. Prima di iniziare, è qui con me Federico Lagni, che è il padrone di casa di GDPR Day. Ciao Federico. Ciao Elia, e grazie anche per questo rinnovato invito di parlare appunto dell'evento, però con la chiave dei contenuti. Quindi perciò grazie ancora per questa opportunità. No, questo grazie a te. I contenuti sono fondamentali perché, come avete visto, il titolo di questa prima puntata è 5 anni di GDPR. Allora, un fatto positivo è sicuramente che in questi 5 anni abbiamo avuto un'esplosione di contenuti, che forse prima non c'erano, questa attenzione sui temi della data protection in un modo così sostanziale, anche molto tecnico. Questo ci richiede però di provare a rialzare l'asticella. Quindi incontri come GDPR Day e altre tipologie di evento, e anche un po' quello che facciamo noi in radio, aiutano a mantenere sempre questa attenzione. Prima di iniziare, Federico, ci dai due informazioni per le date di GDPR Day, dove si tiene, diciamo, l'organizzazione? Sì, grazie. Allora, beh, intanto l'evento si terrà il 19 ottobre a Bologna, esattamente al FICO Italy World, quindi quello che è definito il parco del cibo più grande del mondo. E questo per noi è un modo per poter, diciamo, fare una conferenza estremamente formativa, estremamente anche tecnica su determinati argomenti, ma in un contesto, in una location anche molto bella da visitare. Considerando soprattutto che poi l'evento è nazionale, quindi sicuramente una gran parte del pubblico non ci è mai stato e quindi ha modo anche di essere in un posto anche da visitare. In realtà, come l'immagine che stai mostrando dice, l'evento formalmente inizia il 18 sera. Perché? Perché l'anima del GDPR Day è duplice, una è data dai contenuti, ma l'altra è data anche dalle relazioni, che sono sicuramente sviluppabili durante la giornata della conferenza, però facciamo proprio una cena la sera precedente esclusivamente dedicata all'aspetto più relazionale, cena che funziona molto perché di fatto poi si tenderà e si cercherà di non parlare magari di data protection durante la cena, ma al contrario di dare priorità più alla parte appunto puramente relazionale con l'obiettivo di conoscere tutte le persone che saranno presenti e di relazionarsi per, diciamo, portarsi a casa molti contatti interessanti in più. Quindi, diciamo, 18 sera, sempre all'interno del FICO a Bologna la cena, e poi il 19 tutto il giorno la conferenza, da inizio mattinata a tardo pomeriggio. Quindi diciamo un'agenda di lavori importanti. Iniziamo quindi subito, Federico, a presentare i nostri primi tre ospiti che saranno relatori appunto in occasione di GDPR Day e che sono alcuni nomi anche diciamo noti ai nostri ascoltatori. Quindi abbiamo Adriano Eugenti che è collega dell'Ordine di Bari e anche DPO, tra l'altro dell'Ordine di Bari e di altri enti. Ciao Adriana. Ciao Elia. Abbiamo il collega Marco Tullio Giordano di 42 Law Firm, anche lui Data Protection Officer, esperto diciamo in ambito privacy. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Infine abbiamo Marco Cuniberti, collega Data Protection Officer. Tanta formazione, Marco, tanta formazione che hai fatto ai colleghi negli anni su questi temi. Ciao anche da parte mia, buongiorno a tutti. Allora io partirei proprio da Marco, quindi iniziamo un po' la nostra chiacchierata, perché Marco abbiamo dato come titolo, diciamo, della nostra puntata 5 anni di GDPR tra tecnologia ed economia. E l'argomento di cui parlerà il GDPR Day è un argomento che a me, diciamo, interessa molto, ma perché se ne sta parlando molto negli ultimi anni.
ma forse solo nell'ultimo anno, con i nuovi regolamenti, diciamo, che hanno di là da venire, questo, diciamo, contesto anche economico sarà più chiaro. E tu ci parlerai proprio della valorizzazione economica di dati personali. Lo stato dell'arte di questa, diciamo, di questo argomento qual è? Lo stato dell'arte non c'è. Questo è il problema. O meglio, c'è un'apertura da parte delle autorità di controllo straniere, perché non neghiamocelo, la valorizzazione economica e quindi la monetizzazione del dato personale c'è già. Forse c'è sempre stata. Prima eravamo nel Far West, adesso si scopre un pochino il segreto di Pulcinella e bisogna trovare un investito adatto, bisogna vedere se è lecito oppure no. Si sta ragionando su questo, la nostra autorità di controllo, il garante, si è presa in carico questa valutazione a fine del 2022, quindi quasi un anno fa, e non abbiamo notizie di decisione, almeno io non ce l'ho, ho fatto una verifica ancora la settimana scorsa, non abbiamo novità dal garante. Questo non è una bella cosa. Perché chi vuole fare economia sana e quindi legale in questa materia ha il diritto di conoscere quali sono le regole, perché il GDPR, come dicevi tu, dopo 5 anni è diventata una materia viva, quindi non più una burocrazia nuda e sterile, ma qualcosa di sostanziale, delle regole sostanziali che piano piano ci stanno indicando come proteggere i dati delle persone, come non abusarne, e dall'altro lato sta diventando il cuore di tutto che è quello che è la nuova economia digitale. Dicevi tu dei nuovi regolamenti europei che entrano in vigore, anzi sono già entrati in vigore dal 2022 fino al 2025, piano piano per entrare a pieno regime, e poi ne aspettiamo altri di enorme impatto. Parlo di e-privacy, parlo di eIDAS 2, come lo chiamiamo noi, eccetera. Il cuore Privacy e privacy forse, perché ormai è da un po' comunque, che lo aspettiamo. sì, ma prima o poi arriveranno regole verticali in questa materia, è ovvio. Ma poi anche eIDAS 2, insomma, siamo tutte, questa economia digitale è tutta incentrata su questo GDPR che, al netto delle critiche, mi permetto di dire, è venuto bene. Insomma, tant'è che molte altre legislazioni ci stanno prendendo come esempio, anche extracomunitarie. Siamo riusciti in qualche modo a far scendere a patti gli Stati Uniti, che è una cosa che, boh, mi sembra una cosa importante, no? Vediamo Vediamo quanto dura però, eh. quanto dura, sentiremo notizie dai colleghi Si austriaci. sente un Schrems terzo nell'aria, ma speriamo di no. Però, se non altro, si è aperta. Si è aperto qualcosa nella posizione degli Stati Uniti, ed è qualcosa, non ci snobbano sotto questo punto di vista. Tornando invece al mio argomento, ripeto, sì, il punto è che le altre autorità di controllo hanno fatto delle aperture, io sono per l'apertura, però hanno fatto delle aperture, sì, ma, e hanno messo dicendo che non è un dogma, non è un divieto assoluto, ma tutto quello che c'è attorno, io per poter utilizzare i tuoi dati e utilizzarli come un bene fungibile, quindi monetizzandolo, devo comunque essere sicuro che tu abbia l'assoluta consapevolezza di quello che succederà e l'assoluto controllo. Quindi io non devo abusare dei tuoi dati, perché se no approfitterei di un diritto assoluto. Questo è un pochino la situazione, ma ripeto, fuori d'Italia. E malgrado tutto questo, sappiamo che molti siti, a cominciare da quelli di informazione, lo stanno applicando. Questo, il cookie paywall, lo stanno applicando nella speranza che poi il garante gli dia ragione. Questa è un pochino la situazione. Di più non dico, La perché spesa sennò non del vengono più a paywall, Bologna. dobbiamo aspettare, Marco, la partita del paywall, come dicevi, perché sicuramente quella, diciamo, quell'attenzione che si è generata, no, nei paywall, nella gestione da parte delle testate giornalistiche, nella possibilità di installare cookie anche di profilazione in alternativa al pagamento, diciamo, della visualizzazione dell'articolo, è un aspetto importante. Però quello, per esempio, è un aspetto dove capiamo che la privacy deve essere necessariamente bilanciata, perché il settore giornalistico è in grande sofferenza e ha bisogno di un modello di business sostenibile. Quindi anche lì, diciamo, la possibilità, in un modo, diciamo, se volete anche molto pratico, però di poter utilizzare dati personali tramite paywall, per loro
muove, diciamo, in un certo modo o in un altro, un profilo assolutamente economico. Ti chiederei, Marco Tullio, su questo, tu che appunto anche tu segui una serie di aziende come consulenze, ritieni che sia ancora un valore, come viene recepito questo rapporto tra privacy ed economia? Cioè la possibilità che la valorizzazione dei dati sia un qualcosa che, se sbloccato, possa generare un indotto, oppure non ne viene ancora percepito, diciamo, questo aspetto? Ciao Elia, no, nel mondo del business viene particolarmente sentito e sono abbastanza convinto che i colleghi concorderanno con noi. Con me la posizione del DPO è sempre sensibile perché in qualche modo ti chiedono sempre più spesso i clienti di essere un po' più business oriented, quindi di non essere troppo ingessante e permettergli anche soluzioni che portino avanti il business. Naturalmente il compito del DPO è anche quello di dire di sì quando si può, ma dire di no in maniera molto forte quando sono messi a rischio i diritti o gli interessi degli interessati, delle persone fisiche. In questo senso, sicuramente, viste anche la situazione contingente macroeconomica, poter trovare degli sbocchi ulteriori che diano valore, che permettano di lavorare con i dati, è diventato fondamentale. E in questo senso la data monetization, ormai è un po' di tempo che si parla di data monetization, è sicuramente un banco di prova. Sempre più spesso le economie, soprattutto su internet, non si basano sull'acquisto di beni o servizi, ma lo scambio di questi beni e servizi in cambio di informazioni e dati. L'esempio tipico è quello del noto social network, no? In cui si dice sarà per sempre gratuito, lo è, lo sarà sempre, e poi però si dice se non paghi per avere un Cos'è servizio, gratuito? il pagamento sei tu. In questo senso, nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo avuto qualche timida apertura, sia a livello comunitario, europeo, con la prima direttiva che parla di data monetization e la ricezione all'interno delle normative nazionali. Questo dal mio punto di vista è un po' il futuro, no? Se volessimo parlare del futuro della privacy, sicuramente oltre all'implementazione di misure di sicurezza più stringenti, trattamenti automatizzati, intelligenza artificiale, sicuramente la valorizzazione dei dati e la loro commerciabilità inizia a diventare un argomento preponderante. Ecco, sicuramente questo riguarda la liceità del trattamento, mentre alcuni aspetti che riguardano la sicurezza e quindi le misure di sicurezza da adottare è un qualcosa che ha avuto già invece dopo il 2018 una sua escalation. La tua conferenza, diciamo il tuo speech, riguarderà questa tecnologia particolare, Zero Knowledge Proof, che si colloca proprio, secondo me, un po' emblematico di come, diciamo, una tecnologia è stata in qualche modo anche favorita, no, da questa attenzione, questa crescita della materia della protezione dei dati personali. Assolutamente, il mio punto di vista è sempre un punto di vista un po' particolare, specifico, perché diciamo che più che ai processi dedicati alla privacy sono più interessato ai prodotti e alle misure di sicurezza, quindi anche nello svolgimento della nostra attività. Del resto sono esponente di uno studio che dice di essere uno studio di innovazione, cerchiamo di pensare a soluzioni nuove e accompagniamo i clienti o gli interessati a trovare delle soluzioni nuove. In questo senso, si è molto parlato di tecnologie nuove, spesso in maniera negativa, no? Pensiamo io mi occupo di blockchain, tecnologia blockchain, si è sempre illuminato tutti gli aspetti negativi o comunque di rischio che questa tecnologia porta, vuoi per l'immutabilità, vuoi per la trasparenza, vuoi per la difficoltà di minimizzare il trattamento. E invece a GDPR Day vorrei parlare proprio di un'evoluzione di questa tecnologia che utilizza degli algoritmi chiamati a somma zero, giochi a somma zero, zero knowledge proof, servono in qualche modo a dare delle informazioni senza rivelare il contenuto o i dati sensibili che queste informazioni si portano dietro. Quindi dimostrare che una affermazione sia vera, ad esempio, senza dover dare la prova di come si arriva a quell'affermazione. Per fare un caso concreto, poi ne parleremo più nel dettaglio alla conferenza GDPR Day, pensiamo a un ragazzino che deve entrare all'ingresso di un locale il cui accesso è riservato ai maggiorenni. Il buttafuori o il personale all'ingresso deve verificare l'età di questo ragazzo, ma ad esempio non è interessato a sapere come si chiama, dove vive,
e una serie di altre informazioni che sul documento ci sono. Se ci fosse il modo di dimostrare maggiorenne sì, maggiorenne no, senza però dare accesso a tutte queste altre informazioni, avremmo in qualche modo ottemperato al principio di limitazione, al principio di necessità, tanto cari al GDPR. Bene, per fare questa cosa si può utilizzare questa tecnologia Zero Knowledge Proof, tanto è vero che il CNIL l'ha introdotta su un processo di test per la verifica proprio dei minorenni sui siti web. Quindi approfondiremo sia l'aspetto tecnologico, sia andremo a vedere nel concreto l'autorità garante francese che cosa ha proposto e che cosa sta implementando sul suo territorio. Quello dei minori, tra l'altro, è un altro di quei temi che deve passare da tempo, dalla teoria alla pratica, e sono sempre mancate, no, delle tecnologie efficaci poi per fare una prova, no, della veridicità delle dichiarazioni dell'età per l'accesso e l'utilizzo di certi siti e certi servizi della società dell'informazione. Ecco, Marco Tullio ha tratto questo profilo, no, un po' ibrido, perché è avvocato, però anche come me ti occupi di 27.001, e poi nell'attività professionale GDPR, cioè imposto come avvocati, come professionisti legali, ha un confronto invece anche con altre professionalità, quindi ingegneri, informatici. Questo è un dialogo che alle volte è vincente, altre volte, diciamo, naturalmente può essere un po' ostico. Di questo parlerà Adriana nel suo, diciamo, dibattito, Le due facce della protezione dei dati, dove si relazionerà con Massimo Cardini, che è un Information Security Manager. Adriana, il tuo rapporto con gli informatici com'è? Il mio rapporto con gli informatici al momento è fantastico, devo dire la verità, è molto migliore di quello che ho con gli avvocati, tra l'altro, se proprio vogliamo dirla tutta, ma la ragione è molto specifica, perché ben prima di 5 anni fa, anche se noi qui parliamo di 5 anni di GDPR, ben prima di 5 anni fa, io, occupandomi come gli altri colleghi qui presenti, così come tra l'altro ci siamo conosciuti anche per tali ragioni, di e-government, e-privacy e comunque tutto ciò che era collegato alle nuove tecnologie, mi trovavo ad essere un'aliena in un mondo di umanisti. Mettiamola, usiamo i termini che venivano utilizzati ai tempi dell'università. Un'aliena anche non molto ben vista, perché tutte le innovazioni tecnologiche di cui adesso abbiamo parlato, con riguardo specificatamente a quello di cui tratteremo all'interno del GDPR, del GDPR Day, perdonatemi, sono state poi da me esposte ai colleghi come un beneficio per la nostra professione, per la nostra professionalità, perché professione e professionalità non sempre coincidono, possono convergere ma non sempre coincidono, e sono sempre stata avversata in questo senso. Quindi ho sempre avuto molta più empatia invece con quei tecnici, chiamiamoli così, che si occupavano della mia materia dall'altra parte. Mi sono sempre sentita dire, ad esempio, da ormai 16-17 anni a questa parte, ma io non voglio fare l'informatico, se dovevo imparare a utilizzare il computer facevo informatica, se dovevo sapere queste cose mi iscrivevo ad ingegneria. Beh, io l'ingegnere lo volevo fare, tant'è vero che io mi sono iscritta ad ingegneria prima di fare giurisprudenza, quindi anche questo è stato probabilmente quello che mi ha avvantaggiato, ma ho anche colto molto velocemente quelle che potevano essere le opportunità, compresi i rischi che comporta ovviamente l'utilizzo di determinati tipi di tecnologie. Dal punto di vista della tutela della protezione dei dati, mentre 5 anni fa eravamo a una, al mio parere, a una netta cesura tra i tecnici e gli umanisti, chiamiamoli così, quindi senza fare differenze, perché poi il security manager può essere un ingegnere, può essere un informatico puro, può essere anche qualche altro genere di tecnico che ha preso altre professionalità nella sua carriera curricolare, mentre l'umanista rimane sempre quasi solo l'avvocato. È difficile trovare ad esempio un commercialista che si metta a trattare di protezione dei dati personali. Dicevo che
quindi 5 anni fa c'era una cesura totale tra le due professionalità, mentre adesso io la vedo molto ma molto più ravvicinata. Mi trovo ad esempio ad affrontare diversi generi di realtà con cui, in cui ovviamente realtà grandi, importanti, per cui magari c'è un ufficio di PO e non esclusivamente una figura, nonostante ovviamente la normativa richieda la persona specifica, e noi nell'ufficio di PO ovviamente abbiamo diverse varie professionalità, però non siamo intercambiabili ormai anche a livello di cyber security o comunque anche a livello di leggi applicabili. L'esempio più banale che vi posso fare mi è successo esattamente ieri, dove ho ricevuto una telefonata da uno dei miei clienti, una pubblica amministrazione in questo caso, che mi chiedeva se fosse corretto utilizzare un tools per la modifica di un'estensione di un file richiesto da un'altra pubblica amministrazione attraverso i sistemi gratuiti online che vengono offerti sul web. E ovviamente potete ben capire che a me sono un attimino si sono addrizzati i capelli. Ho detto: scusatemi, questo, essendo voi una pubblica amministrazione e parlandomi di logo, perché di questo si parlava, a livello di tutela dei dati personali ha ben poco a che vedere, ma a livello di sicurezza informatica direi che ci sono una serie di falle che potrebbero comportare dei problemi non indifferenti, e non si tratta solo ed esclusivamente della questione che non sappiamo dove sono ubicati i server di questi tools online che noi andiamo ad utilizzare, ma si tratta anche di un problema di eventuali intrusioni che possono avvenire. Poi ovviamente gli scontri tra gli umanisti e i tecnici penso che non finiranno mai, così come siamo abituati e siamo sempre stati abituati a sentire screzi tra gli informatici e gli ingegneri. Ci aspettiamo di vederli anche durante il vostro intervento, l'abbiamo fatto apposta per fare un ring offline all'interno di una conferenza. Molto probabilmente accadrà. Però il bello è proprio il fatto che, e questo infatti è stato proprio uno dei punti che noi abbiamo voluto, diciamo, sviluppare e trattare nella conferenza, è proprio il confronto tra due macro, diciamo, chiamiamole categorie per intenderci, perché poi anche l'IT dentro ha tanti ruoli diversi anche tra di loro. In questo caso, nello speech di Adriana e di Massimo Cardin, diciamo, abbiamo un avvocato di PO e dall'altra parte un information security manager, e quindi diciamo sono due figure che si devono assolutamente integrare. Tra l'altro poi nel dettaglio Massimo Cardin è anche un DPO, però anche parlando con lui telefonicamente per discutere proprio questo intervento, scherzavamo sul fatto che lui è sicuramente un uomo IT prestato alla compliance per quanto riguarda la data protection, e ha a che fare poi con chi dall'altra parte forse a volte un po' il contrario, quindi diciamo un avvocato con una cultura e una competenza legale evidentemente, che sul fronte IT si deve andare a incastrare benissimo con chi ha una competenza e un ruolo in azienda che riguarda invece la sicurezza informatica. E noi all'interno del GDPR Day abbiamo sempre cercato di parlare molto di cyber security, o quantomeno molto di più di quello che usualmente si fa, perché la data protection non è solamente avere l'informativa scritta bene, è anche occuparsi della protezione del dato da un punto di vista puramente informatico, e quindi far parlare queste due professioni sembra scontato, sembra facile, ma non lo è, ecco. Quindi noi cerchiamo sempre anche a livello di pubblico di coinvolgere delle professioni che siano tra di loro, diciamo, tutte appartenenti a quella che io definisco la filiera della protezione dei dati, ma assolutamente anche ruoli diversi che anzi devono parlarsi sempre di più. Ecco perché appunto poi noi li vogliamo coinvolgere e far interagire. Ecco, se non ricordo male, proprio non se non 5-4 anni fa fu proprio posta un'interrogazione al garante sulla questione se la figura di DPO potesse essere rivestita non esclusivamente da laureati in giurisprudenza, quindi non parliamo di avvocati ma laureati in giurisprudenza, ma anche da tecnici, quindi informatici o ingegneri. Marco, visto che facevi sì con la testa, penso che ricordavi anche tu.
Sì, doveva, mi pare fosse un TAR proprio delle tue parti, se ricordo bene. Sì, no? Sì, esatto. Un TAR Trieste. C'era un TAR Trieste. Fu fatta prima un'interrogazione, dicevi tu, in Parlamento. No, se non ricordo male, fu fatta una richiesta al garante inizialmente, cioè partì in questo modo, con una richiesta al garante o comunque una segnalazione, non mi ricordo se era una richiesta o una segnalazione, che poi sfociò appunto addirittura in una causa davanti a un TAR, il quale ovviamente disse che le competenze devono essere dimostrate sul campo e non in base a quelle che sono il bagaglio, diciamo, neanche il bagaglio formativo, perché il bagaglio formativo è quello che ci si fa, il bagaglio universitario e quindi di percorso universitario che le varie figure hanno svolto. Sì, era anche quella una causa che era incentrata sulle norme ISO, che naturalmente abbiamo le norme ISO sul DPO, sapete che negli affidamenti le regole che riguardano l'esclusione dalle procedure di gara del codice dei contratti pubblici indica che alcuni requisiti possono essere messi a pena di esclusione e altri invece possono essere, diciamo, usati per assegnare un punteggio superiore. Ecco, il possesso di certificazioni ISO secondo il giudice amministrativo non può valere a pena di esclusione, e lì c'era appunto quella nel passaggio motivazionale, se non ricordo bene, un'indicazione che diceva il DPO è principalmente un profilo, diciamo, organizzativo giuridico, quindi ancora più dell'elemento giuridico rappresentava l'elemento, diciamo, organizzativo, quindi la capacità anche, no, di saper collegare, lavorare con altre professionalità, che è quello che ci raccontava Adriana, no? Anche quando esatto. Si costituisce un ufficio, ecco, forse ancora prima del percorso universitario, professionale che abbiamo come avvocati, ancora più della parte tecnologica, forse una parte che manca è tutta quella di project management, quindi la capacità anche di saper lavorare in team, lavorare a progetto, e che è qualcosa che non si insegna, non si recupera. Questo è cambiata molto e continuerà a cambiare molto la professione. Assolutamente, ma a proposito delle ISO, il garante ha sempre detto, ad esempio, che quella famigerata certificazione di DPO in realtà non poteva neanche essere inserita all'interno dei bandi di concorso, e questa è stata una delle pronunce proprio del garante, contrariamente ovviamente alle certificazioni riconosciute, quali quelle che dicevamo prima, 27001 e le altre che riguardano la cyber security. Questo assolutamente. Marco, dal tuo punto di vista, Marco Cuniberti, abbiamo due Marco naturalmente, quindi sarò più specifico. Dal tuo punto di vista, qual è la tua previsione dei prossimi 5 anni? Poi lo chiedo anche a Marco Adriana. Io direi, visto che è la radio dell'avvocatura, dal punto di vista degli avvocati, cioè che cosa dovremmo, diciamo, fare per portare anche un apporto, visto che prima ci parlavi, no, della data monetization, insomma anche a livello intellettuale credo che abbiamo molti stimoli che possiamo portare, ma forse riuscendo ad affrontare, portare il discorso su un binario un po' diverso. Studiare e non fare i burocrati, che è quello che è un po' sempre stato il mio mantra, ma e devo dire che funziona. In questo senso, cioè a fare i burocrati ci pensa ChatGPT, se vogliamo, o Bard, ancora meglio, perché lo fanno anche meglio di noi. Mentre invece, se dobbiamo chiederci se è giusto e perché un certo progetto di una nostra azienda assistita, allora dobbiamo pensarci noi e magari aiutarli, accompagnarli in questo percorso. Il fatto che, quello che dicevamo prima, che il GDPR diventa poi il cuore di un ecosistema dei diritti digitali, è proprio questo. Io intendevo studiare perché sta arrivando una valanga di normative nuove, ma che hanno tutti lo stesso cuore, la stessa logica. Evitare che noi diventiamo delle pedine e che le nostre informazioni, che sono tutto quello che abbiamo e tutto quello che ci può discriminare anche, siano fuori dal nostro controllo. Da un lato ci pensa lo Stato a, in qualche modo, o l'Unione Europea, o ancora di più delle legislazioni internazionali, a dare un certo tipo di garanzie, ma l'applicazione di queste norme, per essere a posto, insomma, per non dover rischiare delle sanzioni o peggio ancora dei risarcimenti dei danni, allora devono farlo le aziende che operano questi trattamenti, e noi dobbiamo studiare e capire
come fare. Il stesso discorso della monetizzazione, la nostra autorità di controllo, a differenza della CNIL, come segnalava Marco Tullio, perché la CNIL è sempre stata un passo avanti a tutti in questa materia, è stata la prima a rilasciare un software gratuito per la DPIA. Se andiamo a vedere il ragionamento che fa sulla conservazione della posta elettronica, la CNIL, il trattamento dei lavoratori, è anni luce avanti. E d'altronde è stata la prima o una delle prime a porsi il problema della data monetization, no? È stata la prima a fare questa apertura. Ed è corretto, perché, ma comunque per andare a portare delle istanze del genere alle autorità di controllo serviamo noi. Io vedo un grande futuro non solo degli avvocati, ma dei laureati in giurisprudenza, come diceva prima Adriana, perché? Perché chi ha competenze giuridiche ormai non ha più le tre vie dei tre concorsi, ma qualunque azienda ha bisogno di competenze di questo tipo, che non sono più solo far cause, come si dice dalla mia parte, io sono di campagna, ma aiutare nel capire il diritto ed applicarlo. Io la vedo bene. Poi l'esperienza di un avvocato, secondo me, è oro se è un'esperienza sul campo per un'azienda, perché vede in là domani, se si dice tu rischi una causa, io la vedo, so che cos'è una causa, so che cosa dura, cosa comporta, come costi, rischi, tempi, eccetera. Ed è un ottimo consiglio che si può dare all'azienda. Quindi da parte mia vedo questo. L'altro, le nuove normative che sono arrivate, che stanno per arrivare, saranno oggetto di una delle nostre nuove puntate. E bene che ci sia questo, diciamo, questo stimolo allo studio, anche perché negli ultimi anni noi con lo strumento del GDPR abbiamo cercato, diciamo, di utilizzarlo anche per degli ambiti che effettivamente vedere, diciamo, il fenomeno solo dal punto di vista del dato personale era riduttivo. E quindi, diciamo, in questo modo avevamo degli strumenti un po' spuntati, vediamo se adesso avremo degli strumenti giuridici più pregnanti. A Marco Tullio invece voglio chiedere, nei prossimi 5 anni, non in generale, ma se vuoi condividere, perché su speciale adeguamento privacy ogni professionista porta, no, le proprie cassetta degli attrezzi, quali sono i tuoi obiettivi di formazione, diciamo, di acquisizione di nuove competenze, diciamo, personali, professionali, nei prossimi anni su queste materie che stanno arrivando? Allora, io penso prima di tutto che siamo a un momento abbastanza focale, importante, perché siamo a 5 anni da GDPR, dovremmo aver metabolizzato i principi di base di GDPR e ciò che ci aspetta sono delle sfide importanti. Come dicevo, mi occupo di tecnologia, a livello di tecnologia avremo dei trattamenti completamente diversi, stiamo andando davvero verso l'automazione, l'AI porterà delle complessità che magari non abbiamo ancora valutato a fondo, blockchain, ma anche dal punto di vista della pubblica amministrazione stiamo andando ad esempio verso la self-sovereign identity, un'identità sovranazionale, probabilmente SPID, carta d'identità elettronica, verranno sostituiti da strumenti magari anche più performanti, ma sicuramente più complicati, quantomeno per le interazioni con gli altri stati d'Europa, e zero knowledge technology e via dicendo. Quindi il mio obiettivo è quello di continuare a formarmi, a studiare, a ibridare le mie competenze. Credo molto che per essere DPO non si debba essere soltanto laureati in giurisprudenza o avvocati. Sicuramente gli avvocati dovranno acquisire delle competenze tecniche e i tecnici delle competenze giuridiche. Quindi, per esempio, io sono uno dei fautori di quella corrente che dice un domani avremo degli avvocati diversi, dei cosiddetti code lawyers. Del resto non eravamo in grado, o meglio i nostri predecessori non erano in grado di scrivere gli atti al computer, li dettavano alla segretaria, e oggi noi non siamo in grado di scrivere codice, magari invece la nuova classe di avvocati lo saprà fare, sicuramente bisognerà capirne. E forse un altro punto importante per me è la specializzazione, cioè io non credo che ci sia il DPO di provincia, permettetemi, che deve essere esperto di tutto. Per me si va molto per dei settori verticali. Se ti occupi di pubblica amministrazione avrai delle questioni molto rilevanti nel settore della conservazione, dell'utilizzo di questi dati, della valorizzazione. Se ti occupi di internet avrai questioni attinenti il trasferimento di dati all'estero, l'utilizzo di nuove tecnologie e via dicendo. Se ti occupi di sanitario avrai un focus sui dati particolari e su ciò che ne comporta.
non penso che si possa sapere tutto di tutti, è bello creare rete ed è uno dei motivi per cui intorno a GDPR Day girano reti di professionisti che hanno delle competenze eterogenee, io non ho quelle di Marco, non ho quelle di Adriana, però sicuramente la specializzazione la farà da padrone. Siamo in una fase un po' avanzata della protezione del dato, è un po' difficile pensare a una privacy che valga per tutti in tutti i laghi e in tutti i mari. Adriana, è una vera soddisfazione che siamo arrivati a questo punto come legali, perché io come te ricordo ho fatto giurisprudenza, non ho fatto informatica. Adriana ha avuto la grande esperienza del centro studi di processo telematico e tra quei benefattori che hanno aiutato tanti colleghi con firme digitali, depositi telematici, eccetera. Però credo che in questo momento possiamo centro anche studi dimostrare... informatica giuridica, centro studi processo telematico e Marco. Sì, scusate, centro studi di informatica giuridica. Ecco, ma come Marco, diciamo, e tanti altri colleghi che ricordiamo ma che non conosciamo bene, che conosciamo bene in radio, aver anche dimostrato che quella parte non era una roba da segretaria. Quindi, a partire da nozioni del documento informatico, firma digitale, saper, diciamo, parlare con la tecnologia ha portato anche a delle professionalità, delle esperienze professionali anche importanti. Quindi, diciamo, questa è anche, Adriano, un po' una vittoria, diciamo, che ha deciso di investire in questo settore. Sicuramente è un vantaggio competitivo, per usarla in termini di project manager. Per me quello che ho detto all'inizio vale. Noi come avvocati nei prossimi 5 anni, ma nei prossimi 5 giorni per me, non nei prossimi 5 anni, dobbiamo smettere di pensare di non aver voluto fare, che se avessimo voluto operare in determinati settori che adesso sono diventati anche i sinistri stradali, attenzione, quindi non solo ed esclusivamente il GDPR, se avessimo voluto operare in determinati settori nel modo in cui dobbiamo operarci oggi, avremmo studiato ingegneria o piuttosto che informatica. Dobbiamo cominciare a pensare, come tra l'altro ha detto il Consiglio di Stato già dal 2021, che le linee guida, pur normativa tecnica, sono cogenti e in quanto tali noi dobbiamo impararle, dobbiamo saperle, dobbiamo conoscerle e dobbiamo applicarle. Non si tratta esclusivamente di un'apertura mentale, si tratta di un cogliere le opportunità che tutto quello che è arrivato e che, come diceva Marco Tullio Giordano, sta arrivando, è per noi una enorme opportunità. Noi siamo stati probabilmente, così come siamo qui ora, quelli che si sono sentiti dire, io e Marco Cuniberti siamo i più anziani fra di voi, quelli che si sentivano dire, io in particolare da mio padre, che stavo perdendo tempo, che quello che facevo non serviva a niente, dai nostri genitori che erano preoccupati che la professione non fosse quella, che non fosse quello lo sbocco che avremmo potuto intraprendere nella nostra vita. E al momento la storia giuridica, economica e tecnologica ci sta dando ragione. Ci sono tutte le basi per presupporre che più in là andremo e più tutto quello di cui ho parlato poco fa e di cui parlerò al GDPR Day convergerà in un'unica figura, così come appunto può essere l'ufficio del DPO, che debba avere necessariamente tutte le competenze o comunque comprendere delle competenze dell'altro per poter creare gruppo, come dicevi tu Elia, come poi ha detto anche Federico, è fondamentale. Quindi cerchiamo, sembra strano dirlo nel 2023, ma cerchiamo di accantonare tutti questi retaggi mentali che ci portano a pensare che l'avvocato può essere solo ed esclusivamente quello che studia sui codici o sui libri come il Torrente Schlesinger o altri libri a cui siamo stati abituati a studiare quando andavamo all'università. E prendiamo quello che sta arrivando perché è una grandissima opportunità. Cioè io e Elia vorrei dire che loro ci stanno dicendo che bisogna studiare e sono coloro che porteranno proprio formazione e informazione. Questo secondo me fa da garante del fatto che chi sale su un palco come quello della conferenza GDPR Day lo fa con cognizione di causa e con delle competenze importanti da portare a favore del pubblico, proprio perché loro in primis sanno, e lo fanno,
perché io li vedo formarsi sempre di più, li vedo studiare, li vedo sul pezzo, li vedo estremamente aggiornati, quindi altro che codice civile e codice penale, come diceva prima Marco Tullio Giordano, il codice inteso come coding, perché anche la professione di avvocato si sta evolvendo e sta andando verso una direzione particolare che tanti devono ancora, secondo me, in qualche modo carpire. E quindi poi il fatto che loro siano i primi a dire che bisogna studiare e poi portano le informazioni dentro a una conferenza formativa come GDPR Day, secondo me fa appunto da garante il fatto che loro abbiano tanto da trasmettere alle circa 300 persone che avremo il 19 ottobre. Quindi penso sia un aspetto importante, non è un evento dal quale se si torna a casa, diciamo, senza nulla in tasca. Relazioni e tanti tanti contenuti aggiornati e trasmessi bene. Tra l'altro, Elia, scusami, non l'hai detto, tu cosa farai al GDPR Day? Mi hanno messo a moderare il ring, perché non lo sapevo. Nell'intervento tra Adriano e Massimo Carrin, diciamo, quello che io pensavo essere un incontro tra un legale Federico scopre che invece lo intende come ring e mi ha invitato a moderare, quindi vengo con lo sgabello e con la frusta e la campanella. Beh, per sono molto piacevolmente sorpresa. Vorrei aggiungere giusto una cosa a quello che ha appena detto Federico. Io, da quando mi sono trovata a colloquiare con una platea che fosse di 5 o di 200 persone, quello che mi sono sempre sentita di dire è che se io stavo dall'altra parte non è perché ne sapevo più di loro, ma forse solo ed esclusivamente perché mi sono posta qualche domanda un po' prima degli altri, e non è detto che a tutte le domande che mi sono posto ho già trovato la risposta, anzi. Spesso, Adriana, saper anche formulare la domanda è un'esperienza formativa importantissima, perché ancora più delle risposte, perché quelle ci mettono naturalmente, no, nella condizione di metterci in crisi, e quindi poi le risposte ognuno di noi, secondo il proprio percorso, le può trovare, sperando che poi trovino anche un riscontro, diciamo, oggettivo nella prassi, eccetera. Quindi, no, Federico, diciamo che qui c'è moltissima voglia di confronto, di vedere, c'è anche grande umiltà di chi ha bisogno, diciamo, di tenersi costantemente aggiornato. Ci vediamo tra di noi, ci vediamo naturalmente a Bologna e quindi intorno a un calice di Sangiovese. Per tutti gli altri speriamo di vedervi anche voi a GDPR Day e in ogni caso nella prossima puntata di Speciale Adeguamento Privacy. State collegati sui nostri network, che la prossima puntata sarà molto particolare, non vi anticipo nulla. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.